Ma interrogandoci un po' su quello che sono le emergenze del presente, della nostra epoca, osservando soprattutto i ragazzi, ci ho perso un po' di vedere che in realtà più che definire la nostra epoca l'epoca senza inconscio è più un'epoca senza immaginario, nel senso che a noi sembra che quello ad essere un po' deficitario, ad essere poco allenata, è la capacità di immaginare, di mettersi nei panni di. E questo perché? Perché forse negli ultimi anni, nel mondo come si va sempre più costruendo, grazie o per colpa alla rivoluzione digitale, ma anche a un nostro diverso modo di stare nel mondo, ci richiede molto spesso il consumo di contenuti che hanno a che fare con l'immaginazione, molto spesso un consumo passivo. Noi guardiamo un film, guardiamo una serie TV, assistiamo ma non alleniamo mai. Mentre ci è parso che l'esercizio che è proprio della lettura, che alla fine è quello che facciamo ogni volta in cui leggiamo un articolo, leggiamo un saggio, leggiamo soprattutto un'opera narrativa, è di metterci un po' del nostro, di immaginarci, di dare un corpo alle parole che sono scritte sul testo e quindi di essere continuamente chiamati a rapportarci con un qualcosa di diverso da noi, che poi nel testo va sempre a essere un diverso che può essere uno straniero, può essere qualcuno che non ha niente in comune con noi, può essere il mio vicino di casa con cui però non riesco a entrare in contatto. La scrittura ci sembra che di per sé imponga sempre uno scarto, una fatica a leggere, che però è anche proprio la fatica dell'esercizio, di allenare quel muscolo che poi ci rende più capaci di stare al mondo in un modo diverso, crediamo, di stare al mondo con meno chiusure e più aperture. Perché forse il libro rappresenta questo per noi, per tutti quelli che credono ancora che la scrittura e i libri abbiano un potere, rappresenta un'apertura soprattutto, un sapersi confrontare con l'altro senza alzare muri, ma anzi aprendo barriere.